l'Istat diffonde oggi l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per classe di spesa delle famiglie. Non si tratta di indicatori che sostituiscono quelli diffusi mensilmente dall'Istat per misurare l'inflazione, ma li integrano. Li integrano misurando l'impatto dell'inflazione su diversi gruppi di famiglie che sono stati individuati in base alla loro spesa complessiva e non in base al loro reddito. Il primo gruppo di famiglie che abbiamo individuato è quello che ha capacità di spesa minori, quindi verosimilmente una disponibilità economica minore. L'ultimo gruppo, il quinto gruppo, è quello che ha capacità di spesa maggiori e quindi verosimilmente maggiori disponibilità economiche. Oggi commentiamo i dati dell'ultimo trimestre del 2013 e del 2013 nel suo complesso. Che cosa è accaduto nel 2013? È accaduto che la frenata generale dell'inflazione che ha caratterizzato quest'anno ha avuto risultati comuni a tutti quanti i gruppi. Il primo gruppo, quello con minori capacità di spesa, ha visto l'inflazione ridursi dal più 2,5% del primo trimestre al più 0,4% dell'ultimo trimestre. Il quinto gruppo, quello con maggiori capacità di spesa, ha visto ridursi l'inflazione dal più 1,8% del primo trimestre al più 0,8% del quarto trimestre del 2013. Quindi, come è evidente, la posizione dei due gruppi di famiglie, quelli con maggiori e quelli con minore capacità di spesa, si è invertita in corso d'anno. Se nel primo trimestre erano quelli del primo gruppo con minori capacità di spesa subire un'inflazione più marcata, alla fine dell'anno sono quelli del quinto gruppo con maggiori capacità di spesa ad avere un'inflazione più marcata. A che cosa è dovuto questo andamento? È dovuto da una parte ai servizi relativi ai trasporti, perché lì il peso dei trasporti aerei è molto alto e poiché sono le famiglie con maggiori capacità di spesa a fruire maggiormente di questi servizi, è ovvio che un'inflazione più alta che ha caratterizzato i trasporti aerei ha pesato maggiormente per le famiglie con maggiori capacità di spesa. Al contrario, per il primo gruppo, quello con minori capacità di spesa, il peso dei carburanti che hanno subito una forte frenata dell'inflazione nel corso del 2013 ha determinato un ridursi più marcato dell'inflazione nel corso dell'anno. Se guardiamo però al rapporto tra il 2013 e il 2012, gli andamenti ci dicono che se il 2012 ha visto un'inflazione più alta per le famiglie con minori disponibilità economica e in maniera molto marcata, nel 2013 questa forbice si è chiusa. Che cosa ci dice questo risultato, questo dato? Che quando ci sono forti accelerazioni dell'inflazione, queste forti accelerazioni pesano maggiormente per le famiglie che hanno una capacità di spesa minore e quindi con una minore disponibilità economica. Viceversa, quando l'inflazione frena, è un fenomeno che riguarda tutti quanti indistintamente.